tratta di un bando del Comune di Napoli, come diceva lei, di 260.000 euro per portare il cinema e il teatro nelle scuole, dalle scuole elementari alle scuole di secondo grado, 15 progetti, 32 istituti scolastici coinvolti nella città, una grande capacità progettuale dei soggetti che hanno aderito al bando, quindi si parlerà di costruzione, di legalità, di educazione al teatro, al cinema, i mestieri del cinema, del teatro, per fare in modo che le giovani generazioni possano essere avvicinate a queste arti. Noi stiamo dando con l'amministrazione Manfredi molto spazio all'audiovisivo a 360 gradi, ed una cosa a cui teniamo molto è anche la formazione professionale per i giovani. Napoli, ce lo diciamo, è una splendida location per i set, ma dobbiamo anche iniziare a dare alle produzioni professionalità. Professionalità non significa soltanto attori e registi, significa i mestieri dell'audiovisivo, i mestieri del cinema, i mestieri del teatro, anche perché teatro e cinema sono collegati. Ecco, un aspetto molto importante di questa iniziativa è la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti. I giovani stanno vivendo un momento veramente terribile e quindi bisogna aiutarli esattamente con operazioni di questo genere, nel senso che hanno bisogno magari di frequentare laboratori, di appassionarsi molto al teatro, al cinema, di viverlo anche da dietro, quindi di vedere quanti ruoli e quanti mestieri potrebbero fare. Questa è l'unica cosa, perché io ho un'età. E quindi tutti quelli che hanno un'età hanno difficoltà a portare giovani, tranne che non siano grandi affabulatori, qualche volta ci riescono, ma spesso non.